Abbiamo finalmente tra le mani la nuova Nikon D3100, una reflex del tutto nuova, appartenente al segmento entry level della casa, contraddistinta prevalentemente dall'utilizzo di un nuovo sensore. Sensore, infatti, un CMOS, non più un CCD, da ben 14 megapixel, quindi 14 milioni di punti per fare veramente tutto quello che vogliamo con la nuova reflex. A supporto di questi 14 milioni di pixel troviamo un nuovo processore, il Nikon X-Speed 2, capace di garantire, oltre che la migliore ripresa fotografica in tutte le modalità, in tutte le scene a disposizione del fotografo, anche una ripresa video non differente in standard HD full 1080p, che comunque rappresenta un grosso passo in avanti per quello che riguarda le modalità video offerte dalla casa. Anche dal punto di vista dell'esposizione e della gestione della messa a fuoco, sulla D3100 troviamo numerose novità, a partire dal fatto che le sensibilità ISO a disposizione del fotografo arriveranno fino a ben 3200 ISO, con la possibilità di estenderle fino ad H1 e H2, quindi con la possibilità di arrivare fino a ben 12800 ISO, che per una reflex entry level come la 3100 è un fattore assolutamente di riguardo da tenere in considerazione. A supporto dell'esposizione anche in condizioni di luce scarsa troviamo poi ovviamente la compatibilità della nuova reflex con il sistema ITTL di Nikon, quindi con tutto il sistema di lighting offerto dalla casa e di lighting attivo che grazie anche al processore X-Speed 2 di nuova generazione può permettere di arrivare a nuovi standard per quello che riguarda il recupero dell'esposizione in zone difficili dell'istogramma, quindi soprattutto nelle ombre e nei mezzitoni, se non anche nel recupero delle luci direttamente in fase di ripresa. Una gestione più accurata dell'esposizione e dell'immagine in generale, se non anche del colore, può essere effettuata ovviamente ricorrendo al software Capture NX2 che viene comunque fornito a parte, quindi non nella confezione della D3100, ma che supporta questa al meglio per quello che riguarda la gestione cromatica dell'immagine in post-produzione, quindi in fasi successive alla ripresa. Non dimentichiamo poi appunto che la possibilità di riprendere filmati in Full HD da 1080p, potendo fruire di un'uscita HDMI, consente veramente di gestire la macchina in connessione a un apparecchio televisivo di casa compatibile con lo standard Full HD al massimo delle proprie potenzialità. Lo schermo posteriore della D3100 è comunque oltremodo dignitoso per quello che riguarda la possibilità di fruire della review delle immagini, per le dimensioni da 3 pollici e comunque per l'ottima finitura antiriflesso. Dal punto di vista della messa a fuoco abbiamo a disposizione il tracking 3D sulla D3100 ed una modalità AF-F che rappresenta una vera innovazione nell'ambito non solo delle reflex entry level, la quale permette di tenere a fuoco il soggetto anche senza premere in continuo il pulsante di scatto, quindi nell'avere comunque sempre a disposizione una focheggiatura ottimale per il soggetto, stabilita dalla macchina, nel caso in cui ci si proponessero situazioni di emergenza nelle quali scattare senza aver troppo tempo per pensare appunto alla gestione del fuoco. Questa modalità di messa a fuoco AFF rappresenta un notevole miglioramento anche per quello che riguarda la ripresa video, dando la possibilità di avere in live view sulla macchina stessa durante la ripresa video una messa a fuoco continua. Sicuramente un passo in avanti per tutti quegli utenti entry level o comunque non provenienti dal mondo video che non si rassegnano ad avere a disposizione una fotocamera capace di video, ma nella quale ancora la messa a fuoco va fatta manualmente. Ottimo quindi l'adozione della nuova modalità AFF. Le ultime note riguardano sicuramente la compatibilità con tutto il sistema accessoristico della casa, in particolare con il noto GPS GP1 che consente di georeferenziare le immagini al momento stesso della ripresa, la compatibilità con tutto il sistema di illuminazione della casa, quindi in ITTL con tutti i flash, e non ultimo l'opportunità di avere a disposizione con la D3100 tutta una serie di nuove ottiche annunciate da Nikon e che usciranno probabilmente entro l'anno in corso. Ne citiamo solo alcuni, il 28-300 3556 stabilizzato, l'85-1.4 Nano Crystal, il 55-300 AF-ST DX, quindi per le fotocamere montanti sensori in formato DX, F4556 stabilizzato anche questo, ed anche un 24-120 mm. Come è possibile vedere poi dalle immagini durante la nostra presa in mano della Nikon D3100, il corpo macchina rimane molto compatto, richiama sicuramente le forme delle serie D, in particolare D3000 che l'hanno preceduta, e rappresenta ovviamente un ottimo compromesso tra funzionalità implementate e ingombri e peso della macchina, soprattutto per quello che riguarda la fotografia di viaggio. Quindi una macchina estremamente completa che si rende disponibile per il fotografo che se la voglia portare in viaggio senza comunque dover fare i conti con un'attrezzatura eccessivamente pesante. E la nuova Nikon D3100 presto è disponibile in tutti i punti vendita per coloro che vorranno dotarsi del nuovo gioiello di casa Nikon.